cerimonia di presentazione dei quattro semifinalisti del campionato italiano giovani di spada maschile. Hanno raggiunto le fasi finali Francesco Caudo, Fiamme Oro Roma, Filippo Armaleo, gruppo sportivo Fiamme Azzurre, Matteo Galassi, Circolo della Spada Cervia Milano Marittima, Fabrizio Cuomo, centro sportivo Esercito. Arbitra la prima semifinale Chiara Sinatra. La seconda semifinale sarà diretta da Alexis Bruno. Arbitro della finale Michele Del Macchia. Coadiuvati al video da Walter Polara. Rimangono in pedana per la prima semifinale Francesco Caudo e Filippo Armaleo. Alberto, potresti andare in direzione torneo da rap? Prima semifinale, una gara di spada che ha visto cadere molti dei favoriti della vigilia. Guardia, pronti, a voi. Armaleo e Caudo sono entrambi del 2002, quindi sono al loro ultimo anno di categoria. In guardia, pronti a voi. Colpo doppio. Colpo doppio. Punto. Guardia, pronti, a voi. Ancora a segno Caudo. Punto.
Guardia. Pronti, a voi. Quest'anno medaglia di bronzo con la squadra azzurra Armaleo agli europei di Novi Sad. Stoccata di Caudo, è andato a cercare il ferro Armaleo, non è andato a segno, butta nel cestino la spada, ne vuole un'altra. Guardia. Pronti, a voi. Riprende il match. Sta cercando di trovare le giuste misure Armaleo dopo un inizio che l'ha visto soccombere. Quindi sta cercando, vedete, di trovare la strada giusta per entrare nella guardia dell'avversario senza accelerare i tempi. Viene fuori un doppio. Punto. Senza precipitare. Guardia, pronti, a voi. Ancora a segno Caudo. Guardia, pronti, a voi. Alt, avete finisce qui una frazione negativa per Armaleo. Guardia, secondo tempo. Pronti? Guardia, pronti? A voi. Ah!
cerca di mettere pressione all'avversario Armaleo. Trova il punto sulla spalla dell'avversario, è riuscito a chiuderlo. In guardia, pronti, a voi. Questo è un bel azione, un bel controtempo, ha fatto partire l'avversario e poi ha messo a segno la stoccata. Guardia. Sta dettando lui il ritmo del match. Pronti, a voi. Caudo sta cercando l'occasione per il punto. Caudo è testa di serie numero 1 dopo Gironi e, se non sbaglio, è l'unica testa di serie delle prime 8 che è arrivato a giocarsi i quarti toccato. Di finale. Punto. Guardia, pronti, a voi. Infatti poi si va dal numero 14 addirittura al numero 50. Come ho detto in precedenza, alcuni dei favoriti della vigilia sono caduti, ma nella spada non si può mai dire, il livello medio è piuttosto elevato e comunque c'è veramente un livellamento, non c'è un gap così elevato fra i guardia. I primissimi del ranking, gli atleti che seguono. Poi abbiamo un gruppo di cadetti guardia, molto a voi. Efficace, molto buono, e quindi anche loro stanno emergendo. Un'altra stoccata nel corpo a corpo che dà ragione a Caudo, guardia. Che continua a macinare punti, si riporta pronti. Sul più 4. Assegno, bersaglio avanzato, Armaleo. In guardia, pronti, a voi. Ancora in pressione Armaleo. Finisce la seconda frazione, 8 a 5, è successo ben poco. Avete un minuto. Vedremo tutto nell'ultimo match, tutto negli ultimi 3 minuti. E vediamo allora come cercherà di rimettere in sesto il match Armaleo, come cercherà di contenere il ritorno dell'avversario. Guardia. Caudo. Pronti. Un match che deve ancora
iniziare, a mio avviso, al di là del piccolo distacco fra i due. Signor Maleo, ho provato a tirare sotto, caudo, non c'è riuscito. Piccolo guardia, passettino in avanti per l'atleta genovese. Non era partito il tempo, guardia. Piccolo problema con il cronometro, probabilmente. Maschera, ragazzi, per piacere. Problema di pile. Tutto a posto, adesso telecomando caricato, resettato, in guardia. Si può ripartire per questi 2 minuti e 34 secondi che ci dividono dal momento in cui sapremo il nome del primo finalista. Speriamo. Pare che tutto sia funzionante, guardia. Si può partire. Pronti? A voi. Cerca di tirare il piede, poi riprende l'azione Armaleo per chiudere il bersaglio grosso, ma ancora a segno caudo, 9-6, che continua a mantenere questo vantaggio, a questo punto anche a evidentemente legittimarlo, visto che 7 minuti dei 9 previsti per questo assalto sono passati. Mette la punta sul braccio dell'avversario Armaleo, sulla partenza di caudo. Sempre in pressione Armaleo, ha bisogno di farlo partire. In guardia. Pronti, a voi. Vedete come preme Armaleo, come tiene la punta addosso all'avversario e riesce a mettere dentro ancora d'incontro il punto numero 8. Guardia, pronti, a voi. Una tattica che sta funzionando, costringere caudo a muoversi
e prenderlo di anticipo, adesso colpo c'è doppio. Un colpo doppio. Punto. Sempre al bersaglio basso, caudo. Centro pedana, ragazzi, per favore. 10 a 9. In guardia, pronti? A voi. 80 secondi. Alla fine qui caudo si consegna all'avversario la parata e risposta. Avete visto di filo di Armaleo. La spada è fondamentale una volta aver parato. A voi. Riuscire a portare la risposta tenendo sotto controllo la lama dell'avversario e quindi, come si dice, rispondendo di filo. Alto. Questa è bella, toccato. Molto bella, molto bella. La stoccata lanciata al polso. Ed è il vantaggio di Filippo Armaleo che in pochi secondi riesce a colmare questo distacco. Adesso toccherà a Caudo fare il match, anche perché i secondi che mancano sono pochi. Un minuto, ultimo minuto del match. Colpo doppio, 12-11. Continua a mantenere la pressione Filippo Armaleo. Guardia. Guardia, pronti? A voi. Qui si allarga il Maleo, ha fatto segno anche al suo maestro, ho sbagliato io. Guardia. Partito proprio a pugno largo, a 12 voi. Pari, una stoccata che pesa, è ossigeno per Caudo che aveva avuto un momento di flessione. Ora mancano soltanto 40 secondi. Colpo doppio, 13 colpo pari. Doppio. Punto. Sempre cercare il bersaglio esterno, Armaleo. Guardia. Cercare il bersaglio grosso, Caudio. Pronti. A voi. Deve stare attento perché se parte lungo poi si prende l'arresto sul braccio. Vediamo se qualcuno ha la voglia di tirare la stoccata numero 14. Alto. Niente. Colpo doppio. Pensano entrambi. E adesso siamo a 14 pari. Chi tocca vince. Vediamo guardia. Se basteranno questi 22 secondi. Pronti. Oppure ci sarà bisogno anche del a minuto voi. Supplementare. Cerca di provocare Armaleo, questo è il suo gioco, lo vediamo. Finisce sul tempo pedana, ragazzi. Questa stoccata, maschera. Forse aveva trovato il bersaglio, non so. E quindi ci priorità sarà il sinistra. Minuto di maschera. Priorità, la priorità è di Armaleo, ultimo minuto. Guardia. Pronti? Concentrazione massima. Un minuto, ultimo minuto, chi tocca guardia. Vince, ovviamente perché pronti. Siamo 14 pari, comunque a voi. Chi tocca vince nella priorità. Se al termine del minuto si rimane 14 pari, vince Armaleo. Continua comunque nella sua tattica Armaleo. Perché comunque anche se ha la priorità vuole costruirsela la stoccata ed è giusto. Colpo doppio, niente di fatto, si rimane 14 pari e sono passati 15 secondi. Guardia, pronti? A voi. È Caudo che deve provare, trova il punto, è alzato il braccio Caudo Armaleo, va in finale Francesco Caudo, mette a segno la stoccata numero 15, scusate, sarà lui il finalista. Centro pedana, esce ragazzi. Filippo Armaleo, maschera.
Ragazzi, maschera, centro pedano, un attimino. Toccato, punto, saluto, vince destra. Vince la prima semifinale Francesco Caudo. La formalità di fine assalto con l'assegnazione del punto. Salgono in pedana per la seconda semifinale. Vediamoci Matteo Galassi e Fabrizio semifinale. Uomo. Matteo Galassi e Fabrizio Cuomo, quindi una nostra vecchia conoscenza, visto che Matteo Galassi ieri ha conquistato il titolo tra i cadetti. Adesso ci riprova tra i giovani. Due atleti che tirano